cosa sta accadendo proprio in queste ore tra Matteo Salvini e Fabrizio Corona? Voi direte, cosa ci azzecca Matteo Salvini con Fabrizio Corona? Eppure oggi ci azzecca. Il primo a cercare lo scontro sembra che sia stato proprio l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che come ben sapete è appena uscito dal carcere. Non si è però fatta attendere la replica al vetriolo del neo ministro degli interni. Sentite le parole graffianti. Ok, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazze, ciao a tutti bimbo minchia, ciao a tutti decchi minchia. Un saluto da Nat. E un bacione da Giusy. Prima di cominciare col consueto video nel quale oggi parleremo di una via di mezzo tra politica, trash, gossip, diciamo che potremmo coniare un nuovo nome, un gossipica, un trashitica, un poligossip, vabbè, chiamatelo un po' come volete. Ad ogni modo vi invito, come al solito, registratevi il nostro canale e mettete un bel mi piace sotto questo video se vi piace. Vi ricordo inoltre che per le segnalazioni potete usare il nostro canale Instagram oppure mandarci anche una bella mail all'indirizzo che trovate nella descrizione del nostro canale. Ma prima di cominciare... Sigla! E guerra a cielo aperto tra il nuovo ministro degli interni Matteo Salvini e l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Come mai i due protagonisti in questione hanno iniziato una discussione al vetriolo? Tutto è iniziato allorquando Fabrizio Corona, prima di entrare in aula per il famoso processo che ormai conoscete benissimo, quello di quel 1.700.000 euro trovati nel controsoffitto di una delle sue case, è stato intervistato da alcuni giornalisti. Alcuni di questi, appunto, gli hanno espressamente chiesto di parlare della situazione politica attuale, cioè dopo la nascita del nuovo governo. Corona, senza pensarci due volte, ha asserito di non sentirsi rappresentato da Di Maio e da Salvini. Ora, a parte il fatto che intervistare Corona e chiedergli di politica è un po' come parlare col mio gatto e dirgli di fare bau bau, però ad ogni modo, Fabrizio Corona, parlando di politica, ha detto testuali parole: se Salvini può fare il ministro degli interni, allora io posso diventare il ministro della giustizia. A me sembra una tavanata galattica. Diciamo che con questa breve e concisa frase, Fabrizio Corona esprime tutto il suo dissenso rispetto a coloro che si sono presi l'onere di traghettare il nostro bel paese verso l'uscita dalla crisi. Ma l'ex re dei paparazzi continua il suo pensiero sostenendo che con i ministri e i presidenti del Consiglio che ci sono adesso potrebbe anche lui fare il premier. Ma ve lo immaginate Fabrizio Corona premier? Diteci cosa ne pensate. Non tarda ad arrivare la replica di Matteo Salvini, il quale su Twitter scrive le seguenti parole: ci mancava pure Corona. Ci mancava pure Corona. Una semplice frase, molto breve, ma che racchiude una miriade di pensieri, certo non positivi. Ma ecco che l'ex marito di Nina Moric controbatte al neo ministro degli interni in questa maniera: ministro, mi fa piacere che ha letto le mie dichiarazioni. Le mancavo perché uno stato di non diritto mi ha reso muto, violando ogni legge della Costituzione. Ma oggi ci sono e presto, se vorrà, la inviterò per un confronto. Sa ministro, in galera ho conosciuto molte persone straniere e sa ministro, non tutti erano colpevoli o delinquenti. A presto, Corona, quello che mancava. Insomma, come si evince da questa dichiarazione, Fabrizio Corona è abbastanza incatorciato contro l'attuale politica italiana e contro Salvini, ma Salvini è un caso, semplicemente perché ha risposto su Twitter. Se avesse risposto Di Maio, se avesse risposto Berlusconi, probabilmente avrebbe avuto da dire anche di loro. In questo caso, ma solo in questo caso, Fabrizio Corona ha ragione, perché è stato appunto messo in carcere ingiustamente. Cioè, il fatto che lui abbia nascosto i soldi che un giorno avrebbe voluto dare come pensione a suo figlio non è da reputare un criminale. Ma solo per questi motivi, badate bene, per tutto l'altro resto non lo difendiamo certamente. Sì, perché bisogna anche pensare che adesso parlare di Fabrizio Corona viene in mente quest'ultimo episodio del 1.700.000 euro. Ma vi ricordo, cari ragazzi, che anni fa Fabrizio Corona è stato arrestato, è stato denunciato prima e arrestato poi anche per una lunghissima serie di altri reati che non vi stiamo qua a raccontare perché sennò facciamo notte. Ad ogni modo, detto questo, ci interessa sapere anche voi cosa ne pensate. Secondo voi, i mass media stanno dando troppa importanza a Fabrizio Corona? Lasciando da parte la politica, credete che abbia ragione? A voi i commenti. Ragazzi, questo video è molto breve perché l'argomento è abbastanza spinoso. Vi invitiamo come al solito a lasciare la vostra opinione qui sotto nei commenti, facci sapere cosa ne pensate in merito e mi raccomando, non lo dico mai, ma registratevi al nostro canale. Un bacio a tutti da Nat e un saluto affettuoso da Giusy.